e un cheesecake al pistacchio. Buonissimo! Ciao, ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina reale, virtuale, come vi pare. Come state? Oggi faremo un cheesecake al pistacchio, già l'abbiamo detto. Veramente buonissimo. Spostiamoci subito di là e per le chiacchiere poi ci ritroviamo qua. Ed ecco gli ingredienti per il nostro super cheesecake al pistacchio. Al pistacchio, un cheesecake veramente dai sapori siciliani, dai allora, sapori buonissimi. Dai, inizia con gli ingredienti. 150 grammi di biscotti, quelli che avete in casa. Io questi rustici con le gocce di cioccolato e vanno benissimo. Più 30 grammi di cioccolato fondente e 85 grammi di burro da fondere. Questa sarà la base del nostro cheesecake. Poi per la farcia ci occorreranno 500 g di ricotta, eccola qui, ben sgocciolata mi raccomando, 500 g di un buon mascarpone, 200 g di panna da montare e 200 g di panna da cucina, quella semplice per intenderci. 8 fogliettini di colla di pesce, il quantitativo necessario per un chilo di crema da far rapprendere. Ogni colla di pesce ha la sua grammatura, leggetelo sulla confezione. Di solito vengono venduti per far rapprendere 500 grammi, compratene due confezioni. Potete sostituirlo con l'agar agar, ma se fate questo cheesecake non siete vegani. 400 g di crema di pistacchi dolce, mi raccomando, non quella per fare il pesto, ma quella dolce, la trovate oramai in tutti i supermercati, detta anche Nutella di pistacchio, non si capisce perché. E poi 100 g di pistacchio, farina di pistacchio così triturata, 70 g di cioccolato fondente, lo zucchero è assolutamente a piacimento come quantitativo. Io ne ho preparato 250 g per l'intero dolce, ma decidete voi il grado di zuccheratura che volete dare, il grado di dolcezza che volete dare dopo aver aggiunto soprattutto la crema di pistacchi. Un pizzico di sale e un pochino di essenza di vaniglia. Basta che parli troppo, iniziamo. Come prima cosa, in una ciotolina metto a sciogliere la colla di pesce, così ammollo nell'acqua. In un pentolino sciolgo gli 85 g di burro, naturalmente lo metto sulla fiamma molto bassa. In un mixer mettiamo tutti i 150 g di biscotti e frulliamo. Voilà, avremo questa farina che lasceremo sempre qui. Ora aggiungiamo 2 cucchiai rasi di farina di pistacchi. Al burro fuso aggiungiamo i 30 g di cioccolato fondente. Scioglieranno così, senza bisogno di andare sul fuoco. Se vedete che fanno fatica, mettete un attimo sul fuoco e vedrete che in un attimo si scioglierà tutto. E adesso versiamo tutto nel mixer. Non vi preoccupate se vi sembrerà un po' liquida, poi il cioccolato rapprenderà, il burro rapprenderà e rapprenderà tutto. Prendiamo la base della tortiera e versiamo il nostro composto. La nostra tortiera, vi ricordo che è da 24 cm di diametro. Adesso con un pezzo di carta forno compatto bene il fondo. E voilà! Una volta bella compatta la mettete in frigo a raffreddare e a rapprendere. Adesso è il momento di montare la panna. Prendiamo appunto la panna da montare, tutti e 200 grammi. Versiamo un po' di zucchero, anche qui a piacimento. Io preparo una chantilly, metterò 3 cucchiai colmi di zucchero. 1, 2 e 3. Ok, una volta montata la panna, mettiamo dentro il mascarpone, così, e
un altro po' di zucchero, cioè dobbiamo regolarci per zuccherare ogni formaggio che mettiamo. Col mascarpone io mi tengo leggera, diciamo così, metto solo 2 cucchiai di zucchero, uno solamente e 2. Sì, perché già il mascarpone è abbastanza amabile. Non faccio inglobare tutto perfettamente, inserisco i 500 g di ricotta e metto lo zucchero anche per dolcificare la ricotta. 1, 2 e 3. A questo punto il pizzico di sale, l'essenza di vaniglia, un bel cucchiaio e una delle 2 boccette di crema di pistacchi. E monto bene il tutto con le fruste. Sempre in questo dolce impasto verso anche un 3 cucchiai, ad occhio, di farina di pistacchi. Saranno un 50 grammi. E questo sarà il corpo del nostro super fantastico cheesecake, che fa un profumo di pistacchi pazzesco. Voi direte, ma non ha un colore verde così forte? Anzi, tende al marroncino. Eh sì, perché ma... il pistacchio non ha un colore verde. Bravo. Quando lo si lavora. Ma poi lasciatelo fuori una settimana e vediamo se non diventa verde. Adesso verso 100 grammi di panna da cucina, così mezza confezione, all'interno di un pentolino e aggiungo ben strizzata la colla di pesce che ho fatto ammollare. Voilà, la porto sul fuoco e la faccio sciogliere. Non appena tutta la colla di pesce si sarà disciolta, prendiamo le fruste, mettiamo un giro basso e cominciamo a versare e a miscelare nel nostro composto. Con una spatola raccogliamo tutta la colla di pesce che Gabriele adesso raccoglierà e butterà in pirofila. Non vi preoccupate se il composto si liquefà, è normale, stiamo immettendo del calore. Facciamo in modo che anche tutto ciò che si è depositato sulle pareti venga inglobato. Guardate che bella crema vellutata. Allora, prendiamo la nostra teglia e adesso con calma versiamo dentro. Ok, adesso mettiamo in frigo il cheesecake a rapprendere e tra un paio d'ore procederemo con la guarnizione. Mentre la nostra torta è in frigo che rapprende, prendo i 100 g di panna da cucina, i 70 g di cioccolato fondente e metto sul fuoco a fiamma bassissima. Faccio fondere questi 2 ingredienti insieme. Adesso pensiamo al topping. Prendiamo la crema di pistacchi e versiamola. Sì. Ciao, sono anch'io. Ciao, c'è anche lui. Lecco le cose. Lecco la spatola con tanti buchi. La versiamo su tutto. E facciamo rapprendere 5 minuti così. Prendiamo il nostro cioccolato. Appena la nostra ganache al cioccolato sarà pronta, da calda, subito versiamola e stemperiamola su tutto così. Dopo aver messo la ganache, e spolverizziamola di pistacchio. Mettiamola in frigo. Lasciamola ben rapprendere, io la lascerò una notte e domani vi farò le foto che vedrete adesso e noi ci vediamo dopo. Ciao! 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 Iscrivetevi a tutti i canali! E buon super cheesecake! Bene, avete visto come sei?
semplice, veramente un gusto nuovo, un gusto fresco. Utilizzate il pistacchio anche per fare questo simpatico cheesecake. Accortezza. Allora ragazzi, il grado di dolcezza lo decidete voi e potete anche farlo più basso usando meno mascarpone, meno ricotta. Io l'ho voluto fare bello alto perché serviva per tante persone e quindi una fetta più sottile e più alta soddisfaceva un po' tutti. E allora ditemi cosa ne pensate, è un cheesecake buonissimo, certo non è il massimo del dietetico, ma sicuramente è appagante quando si vuole un dolce buono che ci appaghi e ci avvolga completamente. Provatelo e fatemi sapere. Sicuramente è uno dei cheesecake al pistacchio più buoni che siano stati proposti qui sul web, ve lo posso assicurare. Brava. Non voglio fare la modesta stavolta. Bravissima, okay? Bene. E quindi, bene, se volete ancora altre video ricette, cercatele sul canale, veramente le nostre video ricette sono testate. Pollice in su e condividete, e noi ci troviamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao, ciao.